Che cosa ci fai qui? Volevo vederti. Sì, e perché? Non possiamo essere ancora amici. Lo Mio zio me l'ha proibito. so, ma io Credevi credevo. cosa? Che avrei ignorato il suo volere? Mio zio aveva ragione. Voi medici siete fastidiosi! Smettila, Francesco! Smettila, ho detto! Altrimenti cosa fai? Mandi quello zoppo di tuo padre a prendermi, eh? Ritira quello che ho detto! Ritiralo, forza! Credi che i pazzi tramino contro di te? Perché altrimenti Francesco sarebbe a Roma a incontrare Salviati. Non potrebbero vedersi per motivi innocenti. Di notte? In segreto? No. Grazie di essere venuto qui, messer Montesecco. L'invito mi ha incuriosito. Cosa vorranno mai un arcivescovo e un banchiere da un soldato? Sei più preparato di quanto non fosse Sforza. Non riesco a sopportare di avere queste guardie armate con il fiato sul collo. Mi fa sembrare debole. Devo tornare a Roma e parlare con il papà. No, non sei al sicuro a Roma. La situazione è troppo incerta. Sforza era un violento, ma era un uomo forte. Quando governava Milano l'alleanza ti proteggeva. Ora invece sei alleato con un bambino di 7 anni. Che ha una madre che ora fa da reggente e ha degli zii. Oh, certo, ha molti zii, molti uomini, molti rivali che tramano per avere il potere come fanno gli uomini. E Venezia sarà come noi nell'incertezza e si chiederà che cosa è cambiato dopo la sua morte. L'alleanza reggerà, madre. Le tre città la onoreranno. Prova a tagliare un pezzo di una gamba. Resta sempre uno sgabello. Ma ti ci siederesti? Lorenzo è in combutta con Milano e Venezia. E vuol muovere contro lo Stato Pontificio. Volete che raduni un'armata? No. Non è una questione militare. E come pensate di fermarlo? Lui e suo fratello dovranno morire contemporaneamente. Perché se uno di loro sopravvive, solleverà la città contro di noi. Per vendicare l'altro. Firenze festeggerà il giorno in cui i medici spariranno. E mio zio governerà la città. Non agiremo da soli. Abbiamo molti sostenitori. Allora perché vi servo? Qual è il vostro piano? Lorenzo verrà invitato a Roma per celebrare la Pasqua col Papa. Mentre lui è qui, io sarò a Firenze a occuparmi di Giuliano. E volete che io uccida Lorenzo?
che lo spenga come una candela.